Buongiorno. Oggi video sui profumi, video su un profumo che avete visto in uno dei miei ultimi video vlog, perché avete un video vlog che avete visto che insomma mi è arrivato in occasione dell'anniversario mio e di mio marito, il nostro anniversario di matrimonio, che è stato ieri per la precisione. Sto parlando nello specifico di questo profumo che si chiama Sulmona di Coquillette Paris. Volevo parlarvene confrontandolo con un altro profumo che avete già visto più di una volta su questo canale quando io insomma vi ho parlato di profumi e sto parlando di Sulmona Essenza. Voi vedete che io l'ho centellinato durante questo anno. Vabbè, il packaging è carinissimo, adesso questo sta sopra funziona, però praticamente per bellezza lo togliamo per praticità. Volevo parlarvi di questi due profumi perché intanto so che vi piace quando parlo di profumi, soprattutto a quelle di voi che amano la profumeria artistica, per cui faccio volentieri questi video anche perché sono i video in cui io mi trovo proprio come un limone tra le cozze, lo sapete. Volevo confrontare questi due profumi, ma parlare più nello specifico di questo, però vi volevo un attimo paragonare anche il Sulmona Essenza perché ha un occhio meno esperto o un naso meno esperto o un naso meno interessato, più che esperto, possono sembrare due profumi uguali. Sono entrambi profumi che si ispirano al confetto di Sulmona, di conseguenza sono profumi che sono comunque molto simili. Ma in realtà hanno note profondamente diverse. Parliamo di adesso Sulmona Essenza, io vi leggo velocemente le note. Allora, abbiamo in testa mandorla, bergamotto, arancia dolce. Nel cuore troviamo la rosa, il gelsomino, ylang ylang e fiore d'arancio, mentre in base c'è muschio e vaniglia di Tahiti. Allora, questo è un profumo che io ho amato tantissimo e che amo tantissimo. È uno dei miei profumi preferiti, rimane uno dei profumi che io più volentieri mi spruzzo. Questo profumo però ha un difetto su di me che io riscontro con tantissimi profumi perché il problema è mio, non è del profumo, ed è la persistenza. Io amo che i profumi siano strong, cioè su di me si devono sentire, ma lo devono percepire gli altri, non in maniera fastidiosa, ma si deve sentire. Io se me lo spruzzo su un polso, dopo qualche ora questo profumo non c'è più. Sugli abiti persiste. Un problema di pH mio e non suo, quindi questo è un profumo che sta proprio di confettino. Io annusando la boccetta, ad esempio, non percepisco quasi per nulla la mandorla. La mandorla si percepisce tanto in testa, non riesco a percepire assolutamente il mandarino. No, assolutamente in una nota, diciamo, agrumata non la percepisco. Ed è un profumo che ha assolutamente la sensazione di calore, ma di dolcezza dei confetti. I confetti, proprio io già l'ho fatto con un altro profumo questo esempio, ma questo è proprio la rappresentazione del tulle in cui i confetti vengono avvolti durante il matrimonio. Quindi questo odore zuccherino, molto delicato, molto quasi fanciullesco. È un profumo che però, nonostante sia un profumo comunque non importabile, non un profumo sfacciato, non un profumo da signorona, come li chiamo io, nonostante io magari dovrei portare questo tipo di profumi, io preferisco questi, nel senso che questi sono i miei profumi preferiti, cioè i gourmand, quelli che restano comunque delicati, che hanno quel candore della fanciullezza, ecco, non so come spiegarvelo. Questo è un profumo che è esattamente così. È molto molto buono. Io però quando andai a comprare questo, mio marito mi fece una sorpresa e mi portò in una profumeria di Bologna dove avevano questo profumo. La commessa, insomma, la proprietaria mi fece sentire questo. Me lo spruzzò su un polso. Io però ero andata per comprare questo e quindi non avevo occhi che per lui. Nel viaggio di ritorno io mi annusai il braccio come un cane da tartufo, annusavo continuamente questo polso perché questo profumo mi aveva rapita il cuore. Nonostante questo io ancora non lo avessi completamente utilizzato perché io avevo provato soltanto un campione,
notai subito le differenze. Allora, ora io vi leggo le note olfattive di questo che paradossalmente sono più semplici, e partiamo con una testa di vaniglia del Madagascar, mandorle e zucchero. Nel cuore troviamo vaniglia del Madagascar, mandorla amara e fiori d'arancio, scusate ma avevo letto la riga sotto. Nella base c'è vaniglia del Madagascar e fiori d'arancio. Voi avete capito che qui la testa, il cuore e il fondo sono completamente diversi. Mancano le note agrumate che rendono questo profumo, pur non percependosi, probabilmente più leggero, più sbarazzino. Questo è un confetto molto più importante, sia come persistenza, ripeto, questo però è un problema mio, fra virgolette, la persistenza nei profumi, che io purtroppo noto in diversi, mi succede con diversi brand, insomma. Qui come vedete troviamo la mandorla anche nel cuore, qui si apre con la vaniglia, la mandorla e lo zucchero, quindi subito parte questo odore di mandorla zuccherata e dolce, però la mandorla resiste anche nel cuore, così come resiste la vaniglia, però arriva anche la mandorla amara e i fiori d'arancio, quindi il cuore è un pochino più, più frizzantino. Si aggiunge alla mandorla anche la mandorla amara, che quindi smorza un po' tutta questa dolcezza e veramente opulenza, perché è un profumo abbastanza opulento. E poi in base troviamo vaniglia del Madagascar ancora e fiori d'arancio, cioè è un profumo che sembra non avere evoluzione, in realtà è un profumo che per me è il confetto perfetto, perlomeno fino adesso per me questo è il profumo di confetto che è assolutamente la perfezione. Si sente la mandorla, cosa che sul Monessenza è stata una cosa che io ho riscontrato come difetto, anche se realmente non lo è, perché dipende da cosa, attraverso un profumo noi vogliamo creare. Se io fossi la creatrice, quindi probabilmente è stata una scelta consapevole, io però volevo percepire questa mandorla, io volevo un profumo di confetto masticato, orribile come definizione, no? Un confetto quando lo sgranocchi in bocca. Io non volevo per avere un confetto perfetto, per me era così, per avere la perfezione era quello che io cercavo, quindi questo è un profumo più forte, un po' più adulto io lo definirei, ed è veramente un capolavoro. Io già lo sto usando, si sente subito comunque la differenza molto forte fra questo profumo e questo. Sono completamente due generi differenti che io tengo a precisare, che amo entrambi. Non c'è uno che mi piace di più, uno che mi piace di meno, nonostante che se io cerco veramente il profumo al confetto vado da lui. Questa presenza della mandorla in più parti delle note olfattive, testa, cuore e fondo, fanno sì che questo profumo sia veramente più portabile, secondo me, anche da una persona più adulta, pur essendo che anche sul Monessenza è portabilissimo. Io spero di essermi spiegata, perché non è molto semplice riuscire a fare capire la differenza di questi due profumi. Sono convinta che anche i nasi meno esperti, annusandoli su un polso e sull'altro, direbbero immediatamente che sono entrambi profumi che sanno di confetto, ma la differenza sostanziale è che questo è il profumo che si sente quando si apre la bomboniera e si apre il tulle dove sono contenuti i confetti, e quindi un profumo comunque paradisiaco, ma questo è il profumo del confetto sgranocchiato in bocca, proprio quella sensazione prepotente di zucchero e mandorla insieme. Non ci sono note amare, se non una piccola nota appunto nel cuore di mandorla amara, per cui questo profumo resta un profumo molto dolce, ma comunque questa piccola nota di mandorla amara è utile a far sì che venga smorzato un attimo tutta questa opulenza. Vi dico anche che io ho annusato e ho testato attraverso più di un campioncino un altro profumo al confetto che si chiama Confetto Sorrentino di Bombay, che è un'altra marca che produce tra le sue
referenze anche un profumo al confetto, e anche quello, confetto sorrentino, è un profumo molto buono. È differente da Coquillette e anche da Essenza per molti aspetti, ma uno in particolare. Quello è un confetto leggermente liquoroso. È un confetto che ha una nota liquorosa che lo rende molto molto buono, ma che lascia comunque l'aspetto del confetto non in secondo piano, assolutamente, ma è contornato anche da questo. Spero di avervi aiutato, se anche qualcuno di voi ha la curiosità di sentire questi profumi, ci sono come sempre le possibilità di avere i campioncini. Sapete che io lo consiglio sempre, un acquisto importante come quello di un profumo. Come sempre vi ringrazio e vi mando un grandissimo bacione. Ciao ciao!